Alziamo le vibrazioni quest'oggi, il nostro appuntamento è dedicato ai nostri amici animali e facciamo palestra insieme a loro in questo momento, anche grazie ad Andrea Comini, responsabile pubblicazioni e sito, divisione Pet presso Sprea Editori. Ciao Andrea, come stai? Ma ciao, bene, grazie, benissimo, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, io sto mostrando la tua foto nella quale, posso dirlo, bello il cane, bello il padrone, tutti e due. No, guarda, la spezziamo sul cane, per favore, che è molto meglio. Bellissima questa foto, davvero, si percepisce l'amore ed è bellissimo che tu ci abbia mandato una foto con il tuo cane. Anch'io vivo questo grande, grande amore e così i nostri ascoltatori che ci seguono, in particolar modo il venerdì, perché facciamo palestra insieme ai nostri amici a quattro zampe. Bella idea. Ecco, e proprio di questo io quest'oggi vorrei parlare insieme a te, perché molte delle persone che devono scegliere se portare nella loro famiglia un amico a quattro zampe, la prima remora, che oltre a quella del lavoro, del fatto che il cane potrebbe stare troppe ore da solo, ma l'altra giustificazione che adducono per non portare appunto in famiglia un animale è quella che ahia, poi bisogna portarlo sotto in casa, sì. Non possono sporcare, o perlomeno tranne proprio i più piccoli. Ma quanto invece è importante e ci aiuta per il nostro benessere la passeggiata con il cane? Sì, perché come dice un motto, no? I problemi possono trasformarsi in opportunità. Vero. E questo è un esempio classicissimo, perché uscire con il cane, molti appunto, come dicevi tu, lo vivono un po' come un obbligo, un impegno, e questo magari li frena, e invece no, uscire con il cane, soprattutto se, come di solito avviene magari anche durante la settimana quando si lavora, uscire con il cane per esempio la mattina presto, sì. Prima di andare a lavorare. Cosa vuol dire? Beh, prima di tutto vuol dire cogliere un momento della giornata che non vivremmo, cioè lo vivremo davanti al televisore magari per le ultime notizie, per sentire che è successo, seduti sul divano col caffè, abbruttiti, perché poi è un abbruttimento a mio parere. Anche perché ci propinano solo brutte notizie. Sì, anche perché ahimè, poi svegliarsi con le notizie che girano da un paio d'anni a questa parte è anche deprimente, ma al di là di questo, uscire la mattina presto, quando magari c'è ancora poco movimento, soprattutto magari se uno non abita proprio in piena città, ma anche in piena città, le ore della mattina presto sono ore preziose anche per il nostro organismo, perché muoversi, uscire, attivarsi invece di stare sul divano a vegetare per mezz'ora prima di riprendersi, ed essere costretti, virgolette, a farlo da un amico che vuole uscire, ha bisogno di uscire, è una sua necessità, ma noi viviamo solo da quel lato, in realtà lo vedremo molto di più. Beh, intanto siamo in due a uscire, non siamo soli, no? Abbiamo il nostro cane con noi. E usciamo e scopriamo, se abbiamo la pazienza di guardare, scopriamo un mondo che per noi è invisibile, che è quello degli odori, no? Sì. Ma che per il cane è la realtà, perché i nostri cani vivono in un mondo che per noi è precluso, che è quello degli odori. E infatti quando usciamo cosa fanno? Sì, magari si liberano, soprattutto se la notte è passata e quindi hanno più urgenza da questo punto di vista, ma poi iniziano ad annusare. Ecco, osserviamoli e camminiamo con loro, seguiamo il percorso che il loro naso traccia per entrambi. Perché? Perché loro hanno dei percorsi che il loro naso crea, seguendo gli odori di altri cani, che devono controllare, devono verificare cosa è successo nel corso della notte, cosa è successo nelle ore prima, lo fanno attraverso il naso. E noi insieme ai nostri cani percorriamo i segreti e misteriosi sentieri che i cani creano all'interno delle nostre città, dei nostri paesi. Perché i nostri paesi e le nostre città sono cosparsi di sentieri, ok? Che noi non vediamo, ma i nostri cani percepiscono perfettamente. E questo è già un buon modo per vivere la passeggiata, non come un obbligo, ma come un rito che svolgiamo insieme a un amico. Perché il cane è un amico, no? Giusto? Se no, giusto, importantissimo. Che senso ha avere un cane se non lo consideriamo un amico? Sì. Usciamo col nostro amico, godiamoci le prime ore del mattino. Intanto il nostro organismo si attiva, i nostri sensi si attivano.
invece di concentrare i nostri poveri neuroni sulla voce dello speaker televisivo, sulle immagini magari anche piuttosto tristi che imperversano ormai da anni, guardiamo il mondo intorno a noi la mattina presto, ascoltiamo i rumori. Io ho la fortuna di vivere fuori dalla città, sì, non sono in mezzo al nulla, ma tantissimi italiani vivono in realtà come la mia, cioè paesi, no? Non metropoli, perché l'Italia in realtà è fatta molto più di paesi che di metropoli, e quindi giardini, piccoli parchi sono intorno a noi. Ascoltiamo i rumori degli uccelli, per esempio, la mattina insieme al nostro cane, che in silenzio cammina insieme a noi, perché i cani quando vanno a spasso annusano, sono concentrati, quindi generalmente non abbaiano. Godiamoci questo e il nostro organismo si muove intanto, il nostro cervello si attiva su sensazioni molto più belle e positive sicuramente rispetto a quelle che ci trasmetterebbe il televisore. Questa è già una buona ragione per farlo, ma se volete ve ne posso elencare altre. Assolutamente sì, anche perché camminare fa bene, lo diciamo sempre, il nostro corpo, come hai detto, si mette in movimento, così la nostra circolazione. Poi bellissima, guarda, mentre tu parlavi io ero già in giro col mio cane, io ho la fortuna di avere la pellerina vicina, quindi un bel parco, e la cosa più bella è l'aria frizzante che è ancora fresca, ancora pulita del mattino. Acquisire questa consapevolezza nel respiro, infatti raccomando a chi ci ascolta, non portate giù il vostro amico e cominciate a guardarvi i messaggi su WhatsApp. Oddio, aiuto, è terribile. Questo è uno spettacolo che vedo sempre più spesso. Ci ho scritto un editoriale qualche mese fa, perché trovo veramente strano. Sì. La gente sembra che abbia solo il momento in cui ha spasso con il cane per leggere i messaggi, oppure, ed è persino peggio, non fa altro, perciò anche nei momenti in cui potrebbe fare qualcosa di diverso, cioè staccarsi da questa schiavitù che abbiamo creato e che ci costringe a tenere sempre sott'occhio questo maledetto arnese che ho in mano anch'io in questo momento. Ecco, sembra che non abbiamo tempo per fare altro, quindi nemmeno quando portiamo a spasso il cane ci stacchiamo col cervello da questo arnese. È un segnale brutto, da un punto di vista anche così proprio del nostro modo di vivere, cioè siamo con la testa dentro il cellulare più di quanto non siamo nella realtà che ci circonda. Verissimo, hai detto una cosa importantissima. E poi ci perdiamo il bello della passeggiata, perché? Perché noi guardiamo il cellulare e il cane intanto annusa a destra e a sinistra, magari se abbiamo, come molti hanno, il guinzaglio estensibile, che può essere uno strumento comodo, sì, ma necessita di controllo da parte nostra, no? Io vedo spesso le persone con la testa nel cellulare, il cane che col guinzaglio estensibile passa intorno ad altre persone che camminano oppure intralcia il passaggio al ciclista. Perché? Perché il proprietario non guarda, perché sta guardando nel cellulare. E questo è veramente, secondo me, quindi dal punto di vista è comico da vedere, certo, dall'altro è triste. Sì, raccomandiamo proprio per la sicurezza dell'animale e nostra, perché poi uno strattone ci porta per terra magari. Come no? E anche delle persone che ci sono intorno, di prestare attenzione al nostro cane che sta leggendo, è come se leggesse lui il giornale. Lui potessimo. Lui deve, perché è il suo unico modo per informarsi, sì, di ciò che accade nel suo territorio. Perché noi crediamo che il territorio del nostro cane sia casa nostra, ma non è vero. Siccome esce e ha un territorio che noi percorriamo, più o meno è sempre quello, no? Le dimensioni, le distanze che percorriamo intorno a casa nelle passeggiate creano quello che per il cane è considerato un po' un'estensione del suo territorio più stretto, che è la tana in cui vive, cioè la casa. E lui deve verificare cosa accade, deve controllare cosa succede all'interno di questo territorio. Siccome noi viviamo in tanti negli stessi luoghi, abbiamo inventato una cosa che in natura non c'è: un territorio condiviso da decine e decine di cani. In natura questo non avverrebbe, no? E quindi i nostri cani, i cani domestici, sono obbligati a verificare quel che è accaduto all'interno del loro territorio leggendo, come dicevi tu, il giornale, che è un giornale olfattivo, ovviamente, sì, ma gli serve, hanno bisogno di farlo, perché così sanno che cosa è successo. Il numero di informazioni che riescono ad avere annusando è incredibile. Andrea, i benefici della camminata con il proprio cane giovano anche alla mente. Direi proprio di sì. Prima di tutto perché, essendoci di solito silenzio, o comunque il nostro amico non ci impegna in conversazioni, essendo impegnato lui a fare altro,
se noi lo osserviamo e ci perdiamo un po' insieme a lui nei suoi movimenti, nelle sue fermate, che spesso noi impediamo perché abbiamo fretta, invece fermiamoci quando si ferma, perché lui in quel momento sta annusando, sta leggendo, ebbene in quel momento probabilmente riusciamo a mettere un po' di calma nella nostra frenesia quotidiana, in queste ore del mattino che precedono l'inizio del lavoro, se è un giorno di lavoro. Se non è un giorno di lavoro, beh, meglio ancora, abbiamo più tempo, no? Però fermiamoci insieme a lui quando si ferma ad annusare, a controllare, a verificare. E intanto che lui annusa, il nostro cervello probabilmente pensa a delle cose che magari non avremmo il tempo di valutare con calma in altri momenti, perché presi da troppe cose che ci travolgono. Usiamo questa pausa di riflessione mentre il nostro amico legge. È un'altra opportunità, il tempo è una delle cose più preziose che abbiamo e sta diventando sempre meno disponibile, no? La passeggiata ci regala del tempo, sì. E poi ci regala un'altra cosa che può essere buffo forse, ma io l'ho notato tante volte. Spesso la mattina si incontrano anche altre persone con il cane, no? Ma anche la sera. Beh, è stato dimostrato dal punto di vista proprio di ricerca che i rapporti sociali crescono per chi ha cani ed esce. Perché? Perché incontrandosi con altre persone che hanno cani si ha già un punto di partenza da cui iniziare a chiacchierare se si vuole, cioè i cani, ovviamente. E poi da questo nascono appunto dei rapporti sociali di quartiere che magari non sarebbero mai nati. La nostra vita ormai è molto chiusa rispetto a quella dei nostri nonni, per esempio, che si conoscevano tutti, no? Il quartiere, anche nelle grandi città il quartiere aveva una sua vita, adesso è sempre meno così, ognuno vive un po' nel suo mondo racchiuso in una sfera, una specie di bolla protettiva. Beh, chi ha il cane ha la fortuna di poter parlare con un sacco di gente in più rispetto a chi non ce l'ha, se ne ha voglia, si intende, non c'è obbligo. Certo. Però si allargano i rapporti sociali e questo fa bene al cervello perché si parla con altre persone e fa bene anche alla qualità della vita. Verissimo. Si conoscono persone nuove, no? Esperienze nuove. Poi uno c'è simpatico, bene, non c'è simpatico, fa cambiamo niente. Strada. Una volta cambiamo strada. E poi buffo, ma non così tanto, ci sono amori che nascono così. è vero, c'è anche chi baccaglia con i cani, esatto, è uno strumento utile anche per avere degli incontri con chi magari ci interessa e che non avremmo occasione di incontrare diversamente perché magari frequentiamo posti di vite diverse, luoghi diversi. Il cane è anche un forte strumento proprio di integrazione sociale tra le persone, volendo. Tutto questo nell'arco di una passeggiata, che sembra poco, invece può diventare un sacco di cose. Pensiamo davvero a quanti benefici, oltre alla gioia di trascorrere del tempo con i nostri amici. E pensiamo anche ai nostri anziani, che spesso vivono in solitudine, che invece si vedono riempire la loro vita da un animale da accudire. Pensiamo ai nostri bambini, che invece si responsabilizzano per lo stesso motivo. E per tutti un pochino la presenza di un cane riduce, proprio statisticamente dimostrato, l'ansia e la depressione. Quindi sono contenta. Se per quello abbassa anche lo stress e la, come si chiama? Ho un blocco. Il cuore va più piano. Cioè, chi soffre di problemi cardiaci ha animali da compagnia, cani e gatti, perché è esattamente la stessa cosa, trae beneficio proprio dalla loro presenza fisica e dal contatto. Nei gatti, per esempio, le fusa, è dimostrato, hanno un effetto calmante anche a livello cardiaco. Ci sono fior di cardiologi che raccomandano a chi ha problemi di cuore di prendere un gatto. Perché? Perché le fusa del gatto hanno un effetto che nient'altro ha. Quindi davvero i benefici sono infiniti, anche senza uscire di casa. Andrea, io ho una pausa pubblicitaria, rimani ancora qualche minuto con me perché io vorrei parlare di alcuni editoriali che ho letto, che hai scritto, che mi hanno davvero colpito molto. Ben volentieri. Resta con noi, alziamo le vibrazioni, puntata dedicata ai nostri amici animali qui su Radio Antenna 1, la radio che ti fa stare bene. E siamo qui in diretta telefonica con Andrea Comini, responsabile pubblicazioni e sito di Visione Pet presso Sprea Editori, che raccoglie insieme una serie di riviste di alto prestigio dedicate al mondo animale. In primis Il mio cane. Io adesso vi faccio vedere, vediamo se riesco a fare un bel primo piano della rivista che ho qui. Non solo Il mio cane, eccola qua, questo è l'ultimo numero, Il mio cane,
e vedete il riferimento al sito www.amicidicasa.it, in cui in primo piano c'è uno splendido American Shepherd in miniatura, e poi il magazine Gatto Magazine, Fascino e mistero dei nostri amici. Ecco qua, questa è l'ultima copertina del numero di aprile-maggio. Meraviglioso questo gatto rosso, io adoro i gatti rossi, anche i gatti neri. E poi ancora qui Argos, che raccoglie insieme tantissimi articoli meravigliosi di entrambe le categorie di animali, sia cani che gatti. Ma vorrei dire qualcosa di più della rivista Il mio cane dal 1994, e il solo riferimento in edicola per il cinofilo attivo, il grande appassionato che vive il rapporto con il suo cane come qualcosa di vitale, un po' come lo facciamo anche noi qui di Radio Antenna 1. La rivista, per chi non si accontenta delle basi e vuole approfondire ogni aspetto del pianeta cane, perché la sua passione è forte, ha bisogno di essere alimentata con contenuti esclusivi che non si trovano altrove, a forte carattere tecnico-divulgativo, scritti da autorevoli esperti. E qui troviamo davvero tantissimi articoli in cui vengono intervistati istruttori, specialisti di comportamento animale, studiosi delle razze e dell'etologia del cane, esperti di attività cinofilo-sportive, nutrizionisti, veterinari. E con noi abbiamo veramente un saggio di questa meraviglia che troviamo in questa rivista, con Andrea Comini, che quest'oggi ci ha parlato del momento meraviglioso da vivere insieme al nostro cane, cioè della passeggiata mattutina. Andrea, io ho letto due tuoi editoriali che mi hanno colpito tantissimo. Uno sì, proprio su Il mio cane, dove mostri un'immagine che, guarda, io adesso ho girato proprio la pagina, ho qui davanti a me l'editoriale, e c'è questa immagine che arriva dalla guerra e che mi mette i brividi, perché ma sarà perché io sono talmente sensibile riguardo agli animali, soprattutto i cani, ma un po' tutti gli animali, che non riesco nemmeno a vedere i film in cui sono protagonisti i cani, perché comincio a sentire il cuore dilaniato. Questa foto è dilaniante. Sì, questa immagine ha fatto il giro del mondo, ovviamente, perché vabbè, rappresenta questa donna che è scappata, come tantissime altre decine di migliaia di abitanti di questo paese, invaso, attaccato, colpito. È scappata, ma come tantissimi non è scappata da sola, cioè ha portato con sé, in questo caso, il suo anziano pastore tedesco, ma abbiamo visto tutte le immagini in televisione, sui giornali, sui siti di questa gente che fugge e non lascia indietro quelli che io qui descrivo come i fratelli, perché quello sono. E questa foto è particolarmente forte perché la signora ha un cane in braccio, un grosso pastore tedesco in spalla, praticamente come si porterebbe una persona, perché questo cane non riusciva più a camminare dopo 17 chilometri di marcia, è anziano e quindi, come spesso capita anche a noi, a una certa età si fa molta fatica. E allora si è caricato in spalla i suoi 30 kg di cane ed è giunta alla frontiera con la Polonia, così, camminando, con un grosso cane in spalla. E questa è una cosa che ha colpito, non solo me, ma ha colpito mezzo mondo, ovviamente. Perché questo è amore. Sì, è un grande amore. All'interno di una situazione di terrore, di paura, di morte, perché la guerra è morte. Questo è un segnale di speranza, però. Nel senso che, come ho scritto, se all'interno di questo orrore, in cui la gente si uccide, stupri, saccheggi, cioè il peggio che l'umanità riesce a esprimere, se c'è un peggio, ma credo di sì, e questo è un segnale di speranza, perché c'è chi non molla, nemmeno quando è faticoso, quando è pericoloso, quando è difficile, quando, come in questo caso, per arrivare a fuggire devo caricarmi in spalla 30 kg di cane. Questo è l'amore. Fratelli nella notte è il titolo dell'editoriale. Mi piace che l'ultima frase con cui chiudi, che hai stampato la foto, è appesa al muro davanti alla mia scrivania. D'ora in poi la userò come metro di misura della mia umanità.
molto, molto forte, ma è così, è vero. Sì, è così, credo sia giusto farlo. Credo sia giusto averlo un metro di misura, no? Questo mi sembrava adatto. Importante. E quel metro di misura dovrebbe servirci anche a vedere a che livelli sono i grandi esperti che ci rappresentano invece lassù, perché ci distraiamo un attimo e subito ce la combinano. Un attimo, è questione di un istante, ma vedi, il problema qui è antico, nel senso che noi siamo un paese strano, siamo un paese che ha una dicotomia incredibile, cioè siamo uno dei paesi al mondo dove c'è il maggior numero di animali da compagnia che vive nelle famiglie. Le statistiche che riportano spesso organi di stampa, eccetera, sono vecchissime, si parla di 7 milioni di cani, 7 milioni di gatti, ma quando mai? Sono decine di milioni i cani e i gatti che vivono nelle famiglie italiane, soltanto che per censirli bisognerebbe avere un'anagrafe nazionale che funzioni e non ce l'abbiamo. Però la dicotomia sta nel fatto che tantissimi italiani, cioè la stragrande maggioranza degli italiani, ama gli animali. Poi ci sono le persone che li maltrattano, ci sono le persone che, ok, ma sono una minoranza. Siamo un paese che ama molto gli animali, grazie al cielo. Abbiamo una classe politica che lo sa e cosa fa? Beh, quando può, sfrutta questo nostro amore per farsi bella. Avete letto tutti, credo, è stato riportato da tutti, che abbiamo inserito nella Costituzione italiana, cioè la legge che al massimo valore tra tutte le nostre leggi, quindi quella che ispira, dovrebbe ispirare perlomeno questo paese da tutti i punti di vista, abbiamo inserito gli animali in Costituzione, che è una bellissima cosa. L'articolo 9 è stato modificato dicendo che insomma la Repubblica tutela e gestisce la biodiversità, eccetera, tante bellissime cose di cui siamo tutti felici, fieri e orgogliosi. Però poi rimangono belle parole. Cioè, sono belle. La Costituzione, chiunque l'abbia studiata anche solo minimamente, si rende conto che è una cosa fantastica. Ce la invidia tutto il mondo, è un capolavoro. No? Sì, per questo la vogliono cambiare. È un esempio a livello mondiale, la nostra Costituzione, ok? Anche perché è figlia di tanti patrimoni politico-culturali del dopoguerra, è stata creata da ciò che è uscito dalla Seconda Guerra Mondiale, da tutti quelli che ne sono usciti, quindi è veramente corale, ok? Sì. Quindi splendida. Poi però applicarla è un altro paio di maniche, no? È un po' più complesso. E in questo caso cosa è successo? Pochi giorni dopo, no? Questa bellissima decisione all'unanimità, strombazzata a destra e a manca dai giornaloni, come li chiamano altri, ma anch'io in effetti li chiamo volentieri giornaloni, per esempio, e hanno votato in una commissione una proposta che dice che siccome abbiamo troppi cinghiali, troppi animali selvatici, che è un problema reale, creato in particolare da chi i cinghiali li ha ripopolati per cacciarli anni fa, per esempio, cosa che nessuno mai dice, e allora perché non spariamo tutto l'anno ovunque ci sia una necessità di farlo, no? Ovunque nei parchi nazionali, ma perché no? Per esempio, tutto l'anno, a qualsiasi specie, chi decide quando è l'emergenza? Beh, diamine, chi altri se non le associazioni preposte, che potrebbero essere quelle dei cacciatori? È chiaro che se io inserisco gli animali in Costituzione e me ne glorio e me ne vanto, e dico che siamo stati bravissimi, una biodiversità, cioè tutte le forme di vita devono essere tutelate anche addirittura a livello costituzionale, e questo lo racconto a tutti, e poi nel silenzio di una commissione parlamentare, dove lì sì che si fanno girare gli argomenti di interesse anche probabilmente economico, immagino io, ma che sono uno che pensa male, scusatemi, e improvvisamente si può cominciare a pensare di sparacchiare a destra e a sinistra. Però poi mi sono detto, beh, ma perché? Mi sono andato a fare due conti. La caccia in Italia vale circa 2 miliardi di euro. Se fate due conti vi rendete conto che sono veramente tanti, tanti soldi. E il mainstream tace, e questo è ancora più deludente. Ma tace perché appunto stiamo parlando di interessi veramente grossi. Purtroppo è un business, il mondo funziona così, lo sappiamo, e la caccia in Italia rimane anche se è praticata ormai da un numero ridicolo di persone rispetto alla popolazione, perché sono circa 500.000 i cacciatori attivi su un paese di 60 milioni, quindi veramente 4 gatti, soprattutto sempre più anziani e sempre meno lucidi, e ogni anno ne paghiamo il prezzo anche non umani, perché ci impiombano solo gli animali, ahimè è un fatto e non è una mia opinione.
però sono un sacco di soldi. Abbiamo fabbriche specializzate, noi siamo tra i migliori produttori al mondo di armi da caccia, è noto, è storico, munizionamento, siamo tra i migliori a fare munizioni da caccia, abbigliamento, è un grande business. Allora diciamolo, no, raccontiamo il fatto che esiste un business da tutelare, un settore che sicuramente crea ricchezza e lavoro, io non sto dicendo di no, è un fatto, anche questo è un fatto incontrovertibile, crea lavoro, ci sono valli del Bresciano soprattutto dove l'industria della caccia ha creato veramente benessere, io non sto dicendo che non sia così, però siamo sinceri, inseriamo gli animali in Costituzione, però continuiamo a aprire possibilità di sparare a destra e a sinistra, perché? Beh, perché evidentemente sono interessi superiori rispetto alla Costituzione che abbiamo appena modificato, evidentemente. Certo. Questo è quanto. Editoriale, ve l'avevo detto, di Andrea Comini che trovate sulla rivista Argos. Andrea, grazie infinite perché abbiamo fatto una prima panoramica quest'oggi e sono davvero molto contenta di averti avuto con me. Io piacere mio. Ti aspetto nei prossimi appuntamenti dedicati al mondo animale qui su Radio Antenna 1 ad Alziamo le Vibrazioni, insieme alle importantissime riviste che rappresenti, Il Mio Cane, Gatto Magazine, Il Mio Cavallo, e avremo anche occasione di parlare, sì, anche di questo mondo bellissimo. Il Mio Cavallo non è prodotto mio, perché vi presenterò magari se ne avremo l'occasione chi lo segue, perché io non sono un esperto di cavalli, confesso. Okay. Argos, che abbiamo presentato prima, e poi avremo proprio occasione di parlare anche dei contenuti che sono interessantissimi delle riviste. Bene, volentieri. Grazie, alla prossima, buon lavoro e grazie per questa grande passione e questo amore che ci hai portato. Grazie a voi, a presto. A presto, ciao.